sugli stessi tavoli della banca, dove di solito si discute di investimenti e finanziamenti, per un giorno le monete di scambio sono le figurine dell'album Calciatori Panini 2017-2018, un bene materiale prezioso e trasversale quasi come il denaro, che in tempi di criptovalute è capace di appassionare tanto i bambini quanto i meno giovani. La mia collezione l'ho finita. Sto aiutando 8 amici a finire l'album. Per fortuna ci stacchiamo un po' dai computer e guardiamo ancora queste cose. Succede a Monza, dove oltre 500 piccoli e grandi collezionisti hanno preso d'assalto la filiale Intesa San Paolo di Piazza Trento e Trieste per barattare i loro doppioni nell'ambito del Panini Tour Up 2018. Un successo che ha sorpreso un po' anche Mauro Federzoni, direttore regionale Milano e Provincia di Intesa San Paolo. Noi abbiamo concepito questa filiale con un nuovo layout, quindi come una filiale aperta ed accogliente, vederla ancor di più piena di bambini, di giovani, è non solo lo scopo della filiale, ma uno degli assi portanti del nostro nuovo piano d'impresa. Fare questa attività in banca per noi ha il significato di fargli vivere la banca come un luogo vicino e quindi, se possibile, un domani avvicinarli di più al concetto di risparmio. Alla base dell'iniziativa promozionale, che prevede tra l'altro 500 figurine in regalo a chi sottoscrive il nuovo conto corrente a canone zero per i minori di 18 anni Formi Conto App, c'è infatti l'idea che anche una collezione di figurine possa essere educativa, come sottolinea Antonio Allegra, direttore per il mercato Italia, figurine e card di Panini. Noi crediamo che collezionare, fare una cosa tipo calciatori, che comunque è lunga e importante, sia di fatto un investimento su se stessi, un progetto a medio e lungo termine. Da questo punto di vista il messaggio non è tanto diverso dalla cultura del risparmio, quindi da imparare a gestirsi, a gestire dei progetti, a investire su se stessi. L'iniziativa itinerante si concluderà all'inizio di aprile dopo tappe in 30 città di tutta la penisola per un totale di 42 giornate.